Sabino Maria Frassà, bentornato nel posto delle parole. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ed eccoci qua nuovamente con Sabino Maria Frassà per raccontare diversi argomenti, seppure nella brevità di questa conversazione, partendo da un libro, un catalogo mostra, che ha un titolo che non può non sollecitare e solleticare l'attenzione, Cucurù Cucù, proprio la canzone di Franco Battiato, a cui è ispirato questo titolo. Cosa spinge l'essere umano ad andare avanti? È il sottotitolo di questo libro che racconta di arte, ma non solo. Ecco, Sabino Maria Frassà, che è l'ideatore del premio Cramon, che spesse volte abbiamo raccontato, del think tank amanutricresci.com, critico d'arte, ecco, io partirei proprio da questa domanda, che è una domanda che attraversa l'arte, ma attraversa tutte quante le nostre vite. Cosa spinge l'essere umano ad andare avanti? L'interrogativo me lo sono posto personalmente tante volte. Quando ad un certo punto si è incominciato a parlare del cielo, mi è stato suggerito: ma perché non fai mai una mostra sul cielo? Ovviamente l'idea, il collegamento è stato a Kant, e di lì è partita qualche anno fa, perché le mostre d'arte hanno una genesi molto lontana, la volontà e la possibilità di interrogarsi su appunto cosa spinga l'uomo ad andare non tanto avanti ma in avanti. È stato molto sofferto il sottotitolo, è meglio mettere in avanti o avanti, l'ho tenuto più aperto, anche grazie ad alcuni storici, intellettuali e medici, abbiamo cercato di rispondere a questo interrogativo e di spiegarlo poi a nostro modo con delle opere d'arte. Quindi è un libro trasversale, e io lo definisco una rivisitazione di Kant visiva, in cui le opere d'arte si intersecano con Kant e con alcune riflessioni. Ed è proprio l'apertura kantiana che riprende la critica della ragion pratica, quando Immanuel Kant dice quelle parole straordinarie, no? Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e accuratamente la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Ecco, il cielo stellato e la legge morale, tra queste due esistenze c'è il respiro del mondo, c'è veramente il respiro del mondo e anche il respiro dell'arte, perché l'arte null'altro rappresenta che questo respiro. E in questo libro, attraverso le sue pagine, noi possiamo leggere le parole, ma possiamo leggere anche le opere d'arte che non sono didascaliche i testi, ma i testi li attraversano, e attraversano i testi di studiosi, di pensatori che hanno dato il loro tempo per un contributo importante a questo libro. Emma Baeli Parisi, Eugenio Borgna, lo stesso Frassà, Raffaella Ferrari, Alba Solaro, ecco, insieme per determinare proprio non tanto una risposta a quel sottotitolo, cosa spinge l'essere umano ad andare avanti, non tanto una risposta, ma per sollevare altre domande. Proprio questo, l'approccio è sempre quello, è impossibile, non credo che la cultura occidentale del XXI secolo possa dare risposte univiche e messianiche, però abbiamo cercato di far riflettere anche con approcci del tutto diversi, dalla speranza di Eugenio Borgna, descritta come ciò che spinga l'uomo avanti, secondo il neuropsichiatra è solo la speranza, al superamento della maturità con Raffaella Ferrari, personalmente io che ritengo che nell'arte sia probabilmente l'insoddisfazione e la ricerca di perfezione. Quindi ognuno probabilmente rifletterà su ciò che lo spinge personalmente ad andare avanti, ed è curioso confrontarsi con le motivazioni di anche personali di altre persone e di altri punti di vista. Altri punti di vista, e in questo modo facciamo entrare il punto di vista proprio che emerge nell'intervento, per l'appunto, che Sabino Maria Frassà propone in questo libro, l'intervento dedicato all'uomo come parte integrante di questa sfera al cui centro c'è il fuoco. Però quest'uomo ha come riferimento sì il cielo, ma parliamo di nuovo del pensiero kantiano, della morale dentro di sé.
Però tutto questo è attraversato da un senso artistico, e il senso artistico lo troviamo anche in questa canzone di Battiato. Perché questa scelta? Perché in realtà si tratta della canzone di Battiato, che è un testo veramente complesso e difficile, ha avuto il coraggio di universalizzare una canzone più vecchia di 30 anni, di Mendez, che parla proprio in canzone di cosa spinga l'uomo ad andare avanti. Quindi Battiato fece una riflessione molto vicina alla mia, nel 1981, in cui alla fine dice: ma può essere il caos, può essere la religione, può essere la fortuna, può essere l'amore, ma qualcosa ti spinge avanti, perché l'uomo in effetti fermo non può stare, perché sebbene siamo su una palla di fatto di fuoco, che è la Terra, che corre all'impattata, noi non siamo nichilisticamente fermi ad aspettare la nostra fine certa, ma andiamo avanti, facciamo qualcosa. Ed è una delle realtà incontrovertibili dell'essere umano che più mi affascina, che di cui Battiato, con la sua nota leggerezza ma profonda, profondo sentimento, riesce a descrivere in questa bellissima canzone. Quindi mi sembrava di rendere omaggio, e ringrazio la EMI che ha concesso l'uso del titolo, perché è stato proverbiale, proprio il punto di partenza della mia riflessione, che poi ho offerto a tutti gli altri pensatori che con me hanno scritto. Sabino Maria Frassà, la complessità del raccontare l'arte con il progetto Cramom diventa una complessità rivolta a che cosa? Rivolta a cercare e soprattutto trovare nuove espressioni artistiche. Queste nuove espressioni artistiche sono presenti in questo libro, sono presenti ogni anno al premio Cramum. Ogni volta faccio sempre la stessa domanda, perché ogni volta, per chi non conoscesse questa realtà del premio Cramum, necessariamente deve essere raccontato, raccontata. Ecco, che cos'è questo premio? È un premio che ormai è arrivato alla sua 7ª edizione, che ha delle ambizioni nazionali, anche se è ancorato nel territorio lombardo, Milano, in cui è nata. La particolarità qual è? Non crediamo tanto nell'idea del premio di per sé, ma nell'offrire un percorso a dei giovani artisti, e al vincitore in particolare, che viene accompagnato per 2 anni fino a una mostra personale. L'altra particolarità è quella di mettere in dialogo non solo artisti giovani, ma anche di affiancarli ad artisti di fama internazionale. Quindi sia nel libro che in mostra ci sono 10 artisti che hanno prestato le loro opere, il loro nome anche, la loro fama, e che espongono uniti, infatti nel libro non si distinguono finalisti, giovani artisti e artisti di fama internazionale insieme a loro, perché in effetti, ma questa è una mia riflessione personale, un grande problema dell'Italia è senz'altro il gap generazionale. Nel nostro piccolo, in ambito artistico, cerchiamo di unire tutte le età. Unire tutte le età, e questo è già, mi sembra già, Sabino Maria Frassà, non porre queste divisioni, questi cassetti, sia già esso stesso un gesto artistico. Lo condivido, devo dire che all'inizio gli artisti di fama internazionale l'hanno un po' patito, c'era forse un atteggiamento paternalistico in cui avrebbero voluto benettere dividi, ma alla fine, alla 7ª edizione, anche questi artisti internazionali che ogni anno accettano e non vengono assolutamente pagati, perché sono tutti ospiti paganti, cioè si pagano addirittura il trasporto delle opere, hanno accettato e abbracciano questo approccio. Devo dire che molti artisti, Mazzucchelli, Santillana, Scherfi, che sono anche addirittura tornate negli anni pur di far parte, pur di vedere, anche di prendere l'ossigeno di questi giovani artisti che con le loro forme espressive interpretano anche materiali noti, storici, in modo diverso, perché i giovani sono di fatto il futuro e anche l'ossigeno di chi è un po' più grande. A chiusura dell'intervento di Raffaella Ferrari, intitolato "Possiamo guardare in alto con il fardello del risolto dentro di noi", ecco, qui è una domanda che forse potremmo porci di fronte a ogni opera d'arte, no? Perché a chiusura, dicevo, di questo intervento, scrive che la vera arte coglie questa tensione, no? Che è alla base di ogni progredire individuale e collettivo, e può essa stessa essere uno strumento di consapevolezza, conoscenza e sprone a una rinnovata spiritualità per arrivare a quel sopra di sé, cioè a quel sublime, quindi per arrivare a quel cielo a cui facevamo riferimento con le parole kantiane. Concordo, in effetti non a caso ho voluto che il testo di Raffaella Ferrari chiudesse la parte scritta del libro. Il cielo è dentro di noi, va scoperto, e l'arte può essere una grande leva per scoprirla. Ma la parola chiave che secondo me Raffaella giustamente
sottolinea la tensione, cioè l'uomo vive in una situazione di tensione permanente, quel fardello irrisolto, che però può essere anche una grande possibilità di crescita, la consapevolezza, eccetera, lo porta o può tendere, o dovrebbe portarlo a tendere a quel sublime, se no possiamo dire che una vita sprecata, una vita solo nell'oggi, nella parte picciola della quotidianità, è una vita in effetti non vissuta appieno, quel sublime va cercato. Quel sublime va cercato nonostante l'uomo sia nulla o quasi, Sabino Maria Fressà. Assolutamente, torniamo all'inizio del libro. L'uomo sa di essere nulla, ma perché stare fermo? Sei ancora meno di nulla. E questo gli artisti, devo dire, che del bello dell'arte, delle opere che sono state selezionate quest'anno, l'hanno veramente manifestato. E in effetti l'artista che ha vinto con questo compasso a tre gambe di Ludovico Bombin, che esprime la tensione all'infinito, ma l'attenzione anche alla perfezione, perché è un oggetto realizzato con macchinari altamente precisi, in cui l'artista si dispiace dell'imperfezione nanomillimetrica, perché l'uomo ha l'attenzione alla perfezione, ma non può arrivare. Il già citato Ludovico Bombin come il vincitore del premio Cramum, e qui in questo libro catalogo ci sono altre opere, autori conosciuti e non conosciuti, ed è proprio questo insieme plurale che fa diventare singolare quest'opera. Laura de Santillana, ecco, qui andiamo ad aprire insieme con Sabino Maria Frassà un appuntamento che possiamo ancora vedere, perché è in corsa a Milano per l'appunto una mostra che porta il nostro sguardo dentro la trasparenza di queste opere, Sabino Maria Fressà. In realtà apre tra due giorni, stiamo noi lavorando, ti ho mandato delle fotografie in anteprima, ma in realtà fra due giorni apriamo questa mostra di questa grandissima artista, erede della famiglia Venini, è stata direttrice Venini, che ha fatto del vetro semplicemente lo strumento da cui partire, quindi da Gaggenau Hub, questo showroom che è luogo d'arte e di riflessione nel centro di Milano di questo brand tedesco che è stato molto generoso con noi, vedremo delle opere che parlano di Dio, della trascendenza, della ricerca della perfezione, partendo dalla trasparenza del vetro. Tutti gli artisti selezionati quest'anno da Cramo e anche da Gaggenau riflettono attraverso la materia, perché poi l'arte è fatta di una materia concreta che ti tocca, su quella che è invece la parte trascendente, immateriale della nostra esistenza. E Laura de Santillana è protagonista di questa mostra dal 25 settembre al 16 di ottobre, non vorrei sbagliarmi nuovamente. 16 novembre, un po' di più. Ecco, stamattina proprio con le date non ci sono, veramente non ci sono, mi scuso. E il titolo della mostra è condensato in due lettere, l'inizio di un alfabeto, AB, ecco, ed è un inizio, un titolo molto particolare, perché è un titolo anche molto filosofico, l'esattezza. Assolutamente, banale ringraziare l'azienda, ma avevo immaginato uscire come comunicazione con una moto che si chiama Hub. È stato voluto perché Laura de Santillana ha queste opere algide, ma in realtà profondamente filosofiche, in cui sono le prime due lettere dell'alfabeto, non è alfa omega ma è AB, ma è anche la preposizione latina che significa allontanamento, e tutta la crescita dell'uomo arriva, io mi allontano da quello che sono, per poi tornare arricchito. Laura de Santillana, come tecnica, usa il vetro, inserisce degli elementi che sono metalli, oppure la tecnica esasperata, crea queste opere immense e infinite anche a livello ottico, e che sono comunque vetro modificato, non è più un oggetto di design da cui lei partiva come storia personale, ma sono opere d'arte che vogliono dire qualcosa a prescindere dall'utilità che non hanno più. E poi il caso vuole che questa mostra si intitoli Hub e sia al Gaggenau Hub. Esatto, c'era un gioco di questa parole, Laura de Santillana anche profondamente ironica, quindi perché l'arte, questa ricerca delle materialità, deve essere sempre noiosa? Anzi, ci può anche stupire piacevolmente, perché anche l'occhio, soprattutto nell'arte, vuole la sua parte, quindi Laura de Santillana è un'artista processuale, è importante il processo, ma attentissima, come una grande professionista qual è, che ha fatto biennali e mostra in tutto il mondo, alla resa finale. Diciamo che è anche sempre una forma di rispetto per il pubblico. Io trovo che sia un dovere di un curatore o di chi fa cultura e arte
pensare che il pubblico non vuole essere tediato, ma vuole essere rispettato, quindi vuole una formalità nell'esposizione, nella chiarezza espositiva, ma anche, se si può, in qualche misura, brutto questo termine, ma anche intrattenerlo. Una cultura autoreferenziale che è noiosa, che non arriva, che non è efficace, a mio avviso personale, a mio giudizio personale, sbaglia. Non è più il momento storico in cui ci si può permettere. Dobbiamo essere efficaci. Noi ci produciamo, tra virgolette, cultura. Sabina Maria Fressà, a proposito della parola intrattenimento, per l'arte oggi, ma l'arte oggi più intrattiene o più informa? Questo in realtà, ahimè, molte volte l'arte intrattiene e non riesce neanche a informare. Banalmente, a volte, come dice Franco Mazzucchelli, ebbe il coraggio di denunciarlo, e bieca decorazione. Dovrebbe essere un mix di cose, anche in base alla sensibilità dell'artista. Vedo delle derive, soprattutto in alcune esposizioni, in cui la parte di intrattenimento, che ho usato volutamente prima, è preponderante ed è priva di contenuto. Ormai l'arte vuole stupire addirittura più che intrattenere. Il che potrebbe anche essere... che potrebbe essere anche possibile, no? Stupire. L'arte, d'altra parte, è nata per stupire, no? Lo stupore verso un'opera d'arte, in senso positivo o negativo, è un fatto proprio che è un'essenza propria di ogni opera d'arte. Però forse oggi lo stupore si crea o si vuole creare un po' in senso francese di un tempo, pure Pater et Bourgeois, no? Come si diceva una volta. Oggi invece vogliamo stupire. Ma forse l'arte, chi crea mostre d'arte, lo chiedo a Sabina Maria Frassà, che è proprio con le mani in pasta, chi crea le mostre d'arte deve per forza di cose anche intrattenersi su questo aspetto, in quanto a volte il pubblico risponde sì in maniera quantitativa, ma forse risponde sempre meno in maniera qualitativa. Ora non si pretende che ogni persona che visiti una mostra stia 10 minuti di fronte a ogni opera d'arte, però c'è un passaggio fluido continuo di fronte alle opere d'arte. Perché? Hai usato un termine a me molto caro, fluido. Siamo una società fluida. Senz'altro chi produce, tra virgolette, arte, cultura spesso fraintende che non dovremmo stupire, intrattenere, ma meravigliare, che è un verbo che a me piace molto di più, perché lo stupore per me va di pari passo con il sensazionalismo, che è un fenomeno, una deriva che non ritengo mia e che addirittura incentiva quindi questo passaggio fluido. Se io sono meravigliato, c'è questa estasi anche momentanea, è più facile cogliere l'attenzione. Se io rincorro lo stupore, anche come curatore, come produttore di una mostra, è rischioso, in una corsa all'infinito in cui si arriverà, come facevano gli antichi romani, ad uccidere delle vittime durante le commedie. E alcune derive di alcune mostre, in cui ad esempio era stato alcuni anni fa fatto morire di fame un animale, un cane, in un museo, come opera d'arte, veramente non la ritengo arte. Purtroppo anche nell'arte c'è tanta stupidità e idiozia. Torniamo adesso, a chiusura di questa conversazione, alla pluralità di attività di Cramo, ma anche attraverso anche il sito amanutricresci.com. Ecco, è veramente plurale l'attività a cui voi fate fronte quasi ogni giorno, perché gli appuntamenti sono veramente molti. Sì, devo dire che è stato un anno fortunato, ricco, devo ringraziare tanti collaboratori e aziende che hanno reso possibile. Anche forse per quello che ci siamo detti prima, c'è un pubblico per ogni tipo di manifestazione e un target specifico nel senso di trasmissione di contenuti. Perciò una mostra come quella di Laura De Santillana, che come abbiamo detto è filosofica e concettuale, senz'altro può essere più vicina a una parte di pubblico preparato. Una performance, un'azione, un intervento artistico come quello che abbiamo fatto domenica, La gioia della riappropriazione con Franco Mazzucchelli al Parco Sempione, che è coinvolto in 6 ore, 2000 persone, era senz'altro, tra virgolette, una manifestazione più sociale, più vicino al senso popolare, ma è anche la cifra stilistica e artistica di Franco Mazzucchelli. Quindi quando da direttore artistico di Cramo mi sono posto l'interrogativo a chi sto parlando, si parla a diverse persone in diversi modi, nel rispetto di tutti i pubblici possibili, senza mai, questa è la mia volontà, abbassare troppo il livello. Anzi, io spero che la cultura aiuti tutti a crescere un po'.
Prima di salutarci, Sabina Maria Frassà, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Per un appuntamento che sarà a novembre, ho letto, ammetto, la mia ignoranza per la prima volta, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ero forse rimasto turbato da bambino dal cartone della Disney, non l'avevo mai approfondito, ma forse è stato un bene perché è un libro che dovrebbe leggere un adulto, completo, al di là della storia, che è veramente un'occasione, che avendolo letto ora è stata una bella scoperta. Ammetto di essermi ricreduto e probabilmente è un libro che fa riflettere tantissimo. L'ho appena chiuso una settimana fa e bisogna leggerlo e interrogarsi. Dovrò magari ritornarci. Grazie, grazie davvero del tempo che ci hai dedicato, Sabina Maria Frassà, per l'attività plurale a livello artistico e non solo del Premio Cramum. Ricordo ai nostri ascoltatori di visitare il sito amnutricresci.com. Grazie e buona giornata, Sabina Maria Frassà. Buona giornata.